Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Megamind. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con la sconfitta del distruttore e con credo il nostro inizio nel percorso della ricerca del prossimo avversario, che ci ha portato qui, nelle fogne. Sconfiggi le esalazioni funky. Ehi, quest'acqua ha un odore davvero nauseante. Chi l'avrebbe mai detto? Attenzione a non caderci dentro, signore. Sembra dannoso per la tua salute. Ma... anche se non fosse... se non ci fosse il tizio velenoso, sarebbe dannosa. Ti sarebbe piaciuto prendermi, eh? Prendilo. Aspetta. Che male! Aia. Vai, piazza pulita dei nemici. Ecco fatto. Allora. Prendi questo. Aspetta, qualche oggetto qui. Solo le sfere? Che spreco. Accidenti! Ci sono cattivi dappertutto qui! La porta. Beh, anche tu lo sei. Anche tu lo eri, non vorrei dirtelo. Facile come l'ABC. E credimi che c'è gente che l'ABC non lo sa neanche fare, quindi... Quelle casse non sembrano poter sopportare il tuo peso a lungo. Stupido. Non così forte. Scivolato ogni volta. Allora, uno, due. La profondità però è sempre mia nemica in questo gioco. Sacco di punti, ci servono tutti per livellare qua. Ecco fatto. Allora, dammi. Perfetto, allora. Che schifo. Non toccare l'acqua. Non voglio nemmeno sapere che cosa sia quella roba che galleggia. Ti servirà il guanto di scivoli? Tesla per usare quell'interruttore. Maledetto. Dovrai innanzitutto sbarazzarti di quei nemici. Ah, meno male che questo gioco non ha tipo le vite, perché veramente se no. Prendiamo il Usa guanto. Usa il tasto interattivo per prendere il guanto di Tesla. Dovresti nemici? Proprio prendere il guanto di Tesla. Ricorda che puoi attivare gli oggetti. Minion, il... non ti si può zittire, per favore, ti giuro. Ti giuro che mi stai sulle palle. Purtroppo non ti posso zittire. Quanto va bene che è un gioco per bambini, ma non è un gioco per bambini scemi. Sei in trappola. Va bene che alcuni bambini devi ripetergli le cose 200 volte per farli per avanzare nei giochi, ma tanto cielo. Scusami, in tutta quella Occhio. Piattaforma lì c'era un buco e io sono riuscito ad infilarmici dentro. Che davvero, bravissimo. E poi e poi dico dei bambini. Non è che io sia meglio quando faccio ste stronzate, eh? Ma perché a me piace esplorare. A me piace esplorare in questi giochi. Piace trovare le cose che in teoria magari non esistono. Servirà ecco la realtà. Il soffiatore per usare quell'interruttore. Il soffiatore. Arma nuova. Allora, aspetta. Prima non posso andare, ma scusami, ma mi metti Usa i gradoni e non posso per prendere Vabbè. Il guanto soffiatore. Il guanto soffiatore può spostare gli oggetti lontani o troppo pesanti da sollevare. Prendi il tasto di azione per usarlo. È un soffiafoglie. È un soffiafoglie. Come cavolo ha fatto ad attivarsi con il vento quel coso? Scusami. Ottimo lavoro, signore. Ma scusi, io l'ho lanciato. Vabbè, guarda. Va bene così. Gioco per bambini, ricordalo. Uno, due. Uno, due. Ecco fatto. Vediamo come si comporta invece con i nemici questa... Grazie. Con i nemici quest'arma, secondo voi, li fa solo volare via o gli fa danno? Queste nubi di gas sono tossiche? Sì, signore, piuttosto tossico. Piuttosto Prova tossico. Prova a utilizzare il guanto soffiatore, signore. Potrebbe allontanare il gas per un po'. Ah, ma perché sì, c'è il buco d'entrata di diverso. Sì. Sì, signore. Però ogni tanto il veleno ritorna, quindi dobbiamo continuare a spammare. Qua dobbiamo prendere la pistola rimpicciolente.
Cazzo! Il veleno, il veleno, il veleno! Che muove! Attento! Quei tubi sono pericolosi! Chi l'avrebbe mai detto? Ok, il vento non indebolisce il fuoco. Peccato. Eccoci qua. Aperto. Ecco fatto. Riposizionatevi per favore. Ok, con calma. Allora, uno, due. Perché non salti due volte, maledetto? Cos'è, ste casse ti impediscono il doppio salto? Uno, due. Ecco qua, uno, due. Ecco fatto. Allora, aspettiamo che il fuoco si riaccenda di nuovo. Uno, due, ecco fatto. Aspettiamo il fuoco. Uno, due, ecco fatto. Mi ricorda molto le fogne di Futurama questo posto. Non vorrei dirlo, soprattutto quelle del gioco, non tanto quelle della serie. Quelle della serie erano abbastanza normali, possiamo dire. Quelle del gioco erano esattamente così strane. Quello è il pezzo che ci serve. Fammi indovinare. Sembra che dovrei trovare un modo per andare avanti. È il pezzo che ci serve per partire. Vabbè, cos'è quella roba là in mezzo? Quindi dobbiamo farci tutto il percorso. Credo sia un triciclo. Per qualche motivo. Per qualche motivo c'è un triciclo. Vabbè, per qualche motivo mica tanto. Siamo nelle fondi. Deve esserci un altro interruttore. Quindi arrivano, signore. Allora, il tasto di azione per annientare i cattivi. Li fa scomparire. Allora, è come dicevo io, li fa volare via, però nel farli volare via gli fa anche danno, quindi aspetta che sicuramente qua c'è qualcosa di nascosto, magari uno degli oggetti segreti, vediamo, no? Che tristezza, scusami, tutto il percorso, tutta la roba, neanche un oggetto segreto, sono triste, però magari, aspetta, attivando questo... No, si attiva solo questo. Peccato. Cioè, era palesemente una zona. Se prendi quell' ingranaggio e lo piazzi sul mandrino. Era palesemente una zona dove nascondere un oggetto. Porca troia. E poverino, giustamente lui non è forte, è intelligente. Non è che è muscolosissimo e riesce a spostare sta roba pesante. No, più in qua. Vai. Bene, adesso ecco spingi fatto. L'ingranaggio. Sì. Ecco. Se solo fosse adesso facile dovresti poter puntarlo. Utilizzare l'interruttore. Dai. Ma oh, porca. Cicchi 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 cicchi. Grazie. Oggetto. Guanto. Ma a parte che si muove. Coso elettrico. Ok. Va bene. Allora, prima di andare a prendere quell'elettrico, sti muri qua sono iper sospetti. Fosse un Dark Soul, proverei a colpirlo con la spada. Allora, vediamo. Dobbiamo prima prendere il guanto. Uno, due. Uno, usa due, il tasto perfetto. Interattivo per prendere il guanto di Tesla. Grazie. Ricorda che puoi attivare gli oggetti con il guanto di Tesla. Adesso sì. Dovresti poter utilizzare l'interruttore. Uno, due. Uno, due. Ecco fatto. Ci siamo. Abbassiamo il fuoco. Sai che per un attimo ho pensato di aver preso danno. Per un secondo ho pensato adesso mi ha fatto danno. Aspetta di nuovo il fuoco. Ecco fatto. Attiviamolo. Ok, mi hai sbloccato le scatole. No, e dai. Ma che palle. Devo rifarmi il percorso all'inverso. Ti odio. Uno, due. Attiva il fuoco. Uno, due. Comunque, cioè, guardate anche la luce com'è fatta bene. Si riflette sull'acqua, si riflette
sul nostro viso. Si riflette sul nostro viso quando siamo vicini al fuoco. Questo gioco ha dei dettagli grafici per un gioco per bambini. Ed è... A parte che sono io scemo che continua a scivolare. Ed è di un sacco di anni fa, eh. È meraviglioso questo, questa cura per i dettagli, che non hanno neanche alcuni giochi di adesso. Ecco qua. Alcuni giochi di adesso magari puntano più alla semplicità a volte, ed è una verità, perché magari non si vogliono sforzare di fare robe troppo complesse. E ci sta, ci sta, per carità, eh. Non è che per forza tutti dobbiamo fare titoli tripla A. Non è che tutti devono farlo per forza. È Mega Mind. È Mega Mind. Figo, tosto. Allora, prendilo. Calmi tutti. Prendi questa nona diminuita. Che male. Ma continuate a fare finché non passo dall'altra parte? Fatemi capire. Ma porca miseria. Va bene, almeno sono respawnato qua. Comunque come stile sono terrificanti. Sono dei teschi coi capelli funky questi, eh. Allora, sbrigati, sbrigati. Prendi questa nonna diminuita. Ma stai zitto, te la togli una nonna diminuita. Aia, che dolore. Che fatto. Sbrigati prima che ne appaiano altri. Grazie. Uno, due. Beccati questo. Beccati questo anche tu. Ok, sbrigati. Ma perché scivoli? Santo cielo. Oh, non è colpa del gioco. È solo io che vado troppo vicino e salto all'ultimo. Attento. Porca miseria. Non ho nulla da dire contro questo gioco. È semplice, è pulito. Sono io scemo che vado avanti all'inverosimile. Grazie. Ora si sblocca questo. La cassa va avanti. Devo farmi il percorso all'inverso. O forse no. Ok, no, per una volta ho pensato male del gioco che mi facesse ripetere tutto il percorso. E però devo andare a trovare l'ingranaggio. Sì, ma ancora non ho capito dove cavolo si trova l'oggetto segreto. Calmo, ok, non c'era nulla. Dove cavolo sarà l'oggetto segreto di questo livello? A meno che non sia già il livello boss. Ne dubito, però. Credo che questo gioco sia strutturato in 3-3-3 e l'ultimo sarà Blue Titan. Non ti va bene nulla, eh. Spingi l'ingranaggio dentro. Tira la leva. Cicchiti cicchiti. Attiviamo di nuovo questo. Appare un pianoforte? No, semplicemente appare il ponte. Qua, hai qualcosa? Attenzione. Sembra piuttosto sì, pericoloso. Ma qualcosa oltre le sfere. Voglio trovare... La mia perché occhio. Continuo a scivolare? Perché faccio le curve strette? È colpa mia, lo so benissimo. Lo so benissimo che continuo a cadere, perché è colpa mia che faccio queste strade strette. Potrebbero cadere da un momento all'altro. Lo so che posso cadere da un momento all'altro. Sai cosa? Vabbè. Credo che siamo arrivati, tra l'altro. Qui? Se prendi quell'ingranaggio finalmente... e lo piazzi sul mandrino. Qua. Finalmente siamo arrivati. No, dai, ma che palle. Non ti va mai bene nulla delle posizioni. Più avanti. Bene, adesso spingi l'ingranaggio. Grazie, adesso Minion, delle cose ovvie. Dovresti utilizzare l'interruttore. Minion, ti giuro, se potessi, ti zittirei. Ah, ok. No, ti giuro che non capivo cosa stava succedendo. Uno, due. Il flipper. Yes. Fantastico. Qua c'è qualcosa? No, peccato. Allora, non ho capito a cosa mi serve abbassare questo. Ah,
sta tirando indietro quello lì, ok. E ti giuro che non l'avevo visto che si stava muovendo. Sembra che un pezzo di legno abbia bloccato questa macchina. Sembra che un pezzo di merda abbia bloccato questa macchina. Prova a rimpicciolire quelle macerie laggiù. Non ho capito quali macerie, ma va bene. Ok, fammi vedere un secondo, c'è qualcosa qui. Più avanti. Sembra che la macchina sia in qualche modo bloccata. Grazie, ne manca Minion. Solo uno. Ancora una non volta c'è nulla? Nei guai, peccato. Amico caro. O, per meglio dire, nella grande e spaventosa macchina. Forse quegli ingranaggi attivano i ponti. Chi l'avrebbe mai detto, Minion? Davvero? Ti giuro che non sono sarcastico. Tutte le cose che mi stai dicendo mi stanno aiutando. C'è qualcosa qui? No. Questa deve essere la via d'uscita. Meno male. Dimmi che c'è uno degli oggetti. Madonna mia. Ma che... quanto dura sto livello? Cioè pensi ogni secondo che sia finito e poi... No, aspetta. La profondità. Quella sconosciuta. Ah, uno, due e tre. Perfetto. Qua c'è qualcosa? Sì. Rimpicciolisci tutto. La spazzatura la demoliamo. Dai. Ecco fatto. Vai, spostati. Ecco qua, grazie. Meglio non sparare. Usa il tasto interattivo. Alle casse per però il guanto soffiatore. Che non ricorda si sa mai. Che puoi spostare gli oggetti con il guanto soffiatore. Tra l'altro c'è una mezza nube velenosa qui. Per qualche motivo è solo lì sotto. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, ce l'ho fatta. Aspetta, meglio non sparare a quella distanza. Allora, uno, due, tre. Tra l'altro abbiamo già trovato l'oggetto segreto, però tanto vale continuare almeno a cercare le sfere, no? Complimenti, grazie gioco. Io ti continuo a dare fiducia pensando dagli che magari ti dà qualcosa. No, 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 no. Sia mai, sia mai. Sai cosa? Così così. No, beh, mi servono. Stavo dicendo, così quasi ignoro tutti quanti gli oggetti che troviamo. E andiamo avanti, man. Meglio di no. Arena? Questi passaggi sono collegati da un sistema di corde e pulegge. Il guanto soffiatore può spostare gli oggetti lontani o troppo pesanti da sollevare. Premi il tasto di azione per usarli. Sì, però. Ne manca solo uno. Sì, lo so, Minion. Due. To. Cercando di liberarmi dei nemici. Lavoro, ok, adesso. Eccoli, e sembrano appariranno. Pronti a tutto. Ok, e... ah, stavo dicendo, come faccio a proseguire? Prendilo. Prendilo. È un me minore. È un me minore. Niente nemici? Eccolo lì, finalmente. Il pezzo finale di questa missione. Dai, fammelo prendere. Missione completata. Oh, bene! Ho trovato un altro componente per la mia macchina di ricomposizione del DNA. Incredibile. Sono sempre più vicino a Blue Titan. Il problema è che è lui vicino a te fra poco. Dai, vediamo quale arma potenziare, se il soffiatore o il rimpicciolitore. Esalazione funky. Scusami signore, ma mi hanno segnalato che ci sono nemici tossici di gas che provengono da... distruzione. Guardalo qua il flipper, che bello sì, che signore. Allora, vediamo questo qua. 2005, danno aumentato e colpisce più nemici. Peccato che non riusciamo a prenderlo, però per adesso direi di accettarlo così com'è. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.